Nel centro di cardiochirurgia di emergency. Voglio dire che molti mi chiedono perché fai il medico, perché sei rianimatore, perché stai in emergency. Io la risposta è sempre una,
cioè io credo nei valori di Emergency da prima di conoscere Emergency, cioè nella salute che è un diritto di tutti e nella sanità che sia pubblica e di alta qualità per tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle condizioni sociali o del luogo dove nascono. Quindi per me è stato bellissimo stare in Africa e fare il medico lì, grazie anche ai soldi che vengono raccolti qua, perché noi come volontari ci impegniamo anima e corpo per portare avanti questi ideali, per raccogliere i fondi e vedere poi un ospedale così bello, che funziona così bene, dopo tanti anni di lavoro, è una gioia che è difficile da descrivere, perché noi spesso siamo qua, come siete voi, vedete le immagini, leggete i giornali, ma la realtà io l'ho vista ed è uguale a quella che diciamo. Ed è veramente un'esperienza unica. Quindi io sono qui per testimoniare la coerenza anche di un'associazione che grazie a voi è sostenuta. E quindi io voglio ringraziare in questo modo tutti coloro che fanno qualcosa di piccolo, perché spesso si pensa che sia il medico quello che porta avanti i progetti umanitari, il missionario, così non è. Noi facciamo il nostro mestiere là, facciamo quello perché abbiamo studiato. Poi se ognuno facesse del suo si farebbero delle cose meravigliose, e questo significa anche donare i dolci, aiutare Carmen, cercare di sparecchiare, portare i bambini qui per farli conoscere un'altra realtà. Quindi ognuno di voi oggi ha fatto qualcosa per queste persone, ha fatto qualcosa per portare la salute anche a questi bambini, a questi adulti che noi curiamo tutti i giorni grazie ad Emergency, da tanti tanti anni. Ogni anno per noi è più difficile anche raccogliere fondi perché anche la povertà in Italia incombe e anche i problemi che ci sono in Italia ci hanno portato ad avere i progetti anche in Italia. Però se ognuno come stasera facesse ogni giorno del suo, ci ritroveremo qui anno dopo anno e quindi io vi ringrazio tantissimo e passo la parola a Carmen che è la vera realizzatrice di questa serata e che sì, vieni Carla. E ringrazio soprattutto per avermi invitato a parlare. Grazie a tutti. Come tutti i volontari sparsi dall'Italia, quindi abbiamo una buona rappresentanza di Bari. Il mio ruolo è altro, perché tenete presente che Emergency è una ONG, vale a dire siamo un'organizzazione non governativa, non prendiamo soldi pubblici e ci finanziamo diversamente, quindi l'onere di trovare i fondi per costruire gli ospedali, per gestirli, cade sulle nostre spalle. Però il nostro ruolo non è solo questo, sarebbe troppo facile, ci rendono la vita più difficile a noi volontari. Abbiamo anche altri ruoli, uno di quali è essere portatori, diciamo, di pace, portare avanti la cultura di pace. Perché siamo convinti che le guerre non sono inevitabili, vale a dire una bomba non esiste in natura, una bomba viene progettata, viene acquistata, viene sganciata deliberatamente sopra gli stati, sopra le nazioni. Oltretutto è anche un'arma poco efficace per combattere il terrorismo, l'esercito nemico. Viene buttata, viene lanciata sopra le città solitamente e quindi abbiamo calcolato che il 93% delle vittime di chi subisce il prezzo della guerra sono i civili, una vittima su tre sono bambini e quindi noi siamo convinti che potremo costruire tutti gli ospedali belli del mondo, efficienti, funzionanti, se non finisce la guerra ci saranno sempre vittime, morti e quindi questo compito è delegato a noi. Che facciamo di tutto ovviamente, andiamo dove ci chiamano, nelle conferenze, ci incontriamo con le persone. Tra le altre cose entriamo nelle scuole, perché Emergency ci tiene anche a parlare con i bambini piccoli di 5-6 anni, studenti delle superiori, universitari. Il mio compito infatti è proprio quello, cioè non è organizzare le cene, faccio anche quello in mancanza di altri aiuti, però in realtà io sono un referente scuola per Emergency. Il mio compito è quello, io giro le scuole di tutta la Valle d'Itria e volendo anche di tutta la provincia di Taranto, cioè le scuole non mi mancano, quindi devo solo trovare il tempo libero dal lavoro perché lo faccio, come dire, gratuitamente, cioè non vengo retribuita per fare questo, il mio lavoro è altro che mi serve per vivere. Giro tante scuole, quest'anno sono stata a Taranto, Martina Franca, e da Casalese da qualche anno cerco di essere nelle scuole anche locali. Quest'anno sono stata in una scuola anche per la prima volta, non c'è mai stata a Pezzedigreco,
e sono stata in una scuola di pezzi di greco perché c'è stata la maestra che mi ha chiamato e quindi sono stata lì per tutta la mattinata a parlare con bambini di quarta e quinta elementare. Tema difficile, le migrazioni, per cui fa capire ai bambini come può essere difficile dover lasciare la propria terra, dover attraversare, fare un viaggio difficile, essere in balia di questi trafficanti di esseri umani, quindi non avere praticamente diritti, andare incontro all'ignoto e ritrovarsi armati semplicemente della speranza. Quello è stato un incontro molto, come dire, forte. È capitato poi che a distanza di un po' di tempo io sono stata richiamata da quella scuola perché sono venuta a sapere che c'è stata una bambina, Cassandra Dovè, si è persa, una bambina che ha deciso di rinunciare, di fare dare un piccolo una mano a Emergency. Per cui sono stata chiamata e mi è stato detto il compleanno di Cassandra. Cassandra, 9 anni, ha deciso di rifiutare i regali, ha chiesto ai suoi amichetti, ai parenti, agli amici, ha detto quello che vi dovete dare mettetelo tutto in una busta che poi lo porterò ai volontari di Emergency. Quindi io stasera ho invitato Cassandra della scuola Madre Teresa di Calcutta, che in una busta ci ha portato tutto quello che sarebbero stati i suoi regali. E quindi lo andremo a mettere nella cassetta che sta qui in fondo, quella di Flexidas, perché poi abbiamo la volontaria che si occupa della contabilità. Mi è andata bene la scuola, lei è toccata la contabilità, mi dispiace, Anna Lori, ti è andata male. E quindi io voglio ringraziare intanto Cassandra per quello che ha fatto, perché anche un bambino di 9 anni può essere sensibile di fronte a situazioni drammatiche, quelle di altri bambini che a causa della guerra perdono tutti i diritti, perdono il diritto a giocare, il diritto alla scuola, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla sicurezza. Quindi io spero che tutto il discorso che ho fatto sui diritti umani, su quelli che sono dei diritti scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, su quella che è la Costituzione Italiana, che ha dei bellissimi delle normative eccezionali, sia un po' entrata, diciamo, presso questi bambini. E devo ringraziare Cassandra, devo ringraziare anche tutti coloro che in qualche modo hanno deciso di sostenere Emergency. C'è chi lo fa magari dando un contributo libero, come state facendo voi nella nostra cassetta, c'è chi lo ha fatto materialmente, come tutte le aziende di cui vedete i nomi sopra i tavoli, che hanno deciso di collaborare con il loro lavoro e quello che è l'operato. C'è chi ha deciso di farlo diversamente, con la propria professione, come è stato il caso di Marinella, che è una cantante professionista, lei canta nelle serate, però stasera è venuta qui gratuitamente per noi, o come Christian anche, che mi ha dato una mano, perché io, per quello che riguarda le competenze tecnologiche, sono quelle che sono. Per cui, niente, spero di avere da parte, che Emergency abbia da parte vostra un sostegno, perché quello che facciamo in realtà è anche una lotta per i diritti. I diritti non soltanto dei migranti, di chi è in guerra, ma anche i diritti degli italiani, che ormai si stanno un po' perdendo. Prima avevamo una sanità che era per tutti, adesso il diritto alla salute, a curarsi, sta diventando un privilegio per chi se lo può permettere. Questa è, in pratica, molto velocemente quello che è Emergency, per cui è un'associazione in cui io credo tanto, ci mettiamo la faccia tutti quanti, da presidente, da chi l'ha fondata, da tutti i medici, i responsabili dei vari settori e tutti i volontari ci esponiamo, quindi non siamo, come ho detto l'anno scorso, un numero di conto corrente anonimo, non si sa che cosa, che facciamo, cose non ben identificate, ci mettiamo la faccia e descriviamo esattamente ogni volta tutto quello che realizziamo. E niente, io ho chiacchierato tanto, mi piace tanto parlare, ogni tanto non mi metto, non la smetto più. Mi ascoltano, sì, anche nelle scuole, ho imparato a farmi ascoltare, mi ascoltano, pure i bambini piccoli di prima elementare mi ascoltano, poi i grandi anche di più. E niente, questa è Emergency. Infatti c'è, tra poco io metterò un video velocissimo. Un video
chiudo velocissimo, 3 minuti ancora di recupero di attenzione, poi posso passare al dessert, ma mi sa che finisce il dessert. Cassandra deve essere solo da esempio, Sì, Cassandra è da esempio, voglio dire. E intanto voglio dire che è gratificante per me, perché io ci metto un bel po' di passione per fare questo, ci metto del tempo, spreco talvolta le mie ferie, uso il mio tempo per essere disponibile nelle scuole, per essere all'altezza di quello che faccio. Spero che Cassandra puoi andare che Cassandra sia anche cresca così come sta venendo fuori, e niente. Io manderò un video velocissimo. Ciao Cassandra! Allora, gli ultimi minuti vedrete un'infermiera di Emergency che dice delle parole importanti, vale a dire perché lo facciamo, per lasciare un segno, perché ognuno di noi è tenuto a fare un pezzettino. Se ognuno di noi migliorasse un pezzettino, brevemente, in poco tempo, il mondo che viviamo sarebbe sicuramente migliore. Allora, rispegniamo le luci. Grazie a tutti. Sì, è lasciare una traccia di te da qualche parte. Qui è quando sarà Manuel, eccolo. È vero o no? È inutile stare in questo mondo senza darsi da fare, senza fare un qualcosa. Allora è nulla da cui esiste. Ecco, e questo è vero. Una piccola cosa, grande cosa, e tu ti hanno detto l'avevo organizzato io, non è vero, bugiarda. Sono stata una bugiarda, perché in realtà io da sola non sei riuscita a prendere anche, devo dire che già dall'anno scorso io mi appoggio, perché ho un grande appoggio, di quella che è una bella realtà casanese, perché bisogna dire che a Casano c'è una realtà che tiene alti
diciamo, il nome di questo paese, di questa città, lo fa non soltanto dalle gradinate di un campo sportivo, ma la troviamo sempre in prima linea ogni qualvolta c'è da esprimere solidarietà. Per cui penso che sia un valore aggiunto che questo paese, questa città, e quindi volevo dire grazie, aiutasse il passato. Bravi!